tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo le news di oggi. Di recente sono spuntate alcune polemiche sull'uso di massa degli occhialetti dati in dotazione per vedere i film in 3D. Alcuni esperti, infatti, hanno denunciato il rischio di possibili problematiche che potrebbero nascere in seguito all'uso di questa tecnologia. A poco più di un mese dall'uscita di Avatar, Titanic è stato sbancato e i milioni incassati ormai non si contano più. Forte di questo successo, la 20th Century Fox sembra che stia pensando ad un sequel. James Cameron non fa mistero del fatto che Avatar è predisposto per avere un seguito, di cui già ci sarebbe storyline e idea. Arriverà tra qualche mese Sex and the City 2 e già si parla di successo. Il secondo estratto dalla serie TV Sex and the City sarà di certo un successo come il primo. Intanto vi ricordiamo che l'uscita in America è prevista per il 28 maggio 2010. Vi lascio con il trailer di oggi. Qual è il suo nome? Mi chiamano tutti Coco. Il tuo destino è speciale. Tu non assomigli a nessuno. Bravissime! Di voi due chi è la più giovane? Se mi annoio mi sento vecchissima. E stasera quanti anni ha? Stasera ho 1000 anni. Ah. Non sarà amoreggiando col tuo barone in una topaia che ce la farai. Maurice mi vuole sposare. Credi davvero che un barone sposi una come te? Chi devo annunciare? Gabrielle, Coco. Chi ci fai tu qui? Mia sorella abita qui vicino. Sei ospite di Balzan. 2 giorni. Che ne hai fatto del vestito che ti ho regalato? L'ho riappeso alla finestra. Mi sembrava di avere addosso le tue tende. Peccato, sembravi quasi una donna. Com'è elegante. Ti piace così tanto? Sì, mi piace. Non avevo mai visto il mare. È stata bella la vacanza? Vi siete divertiti? Sei geloso? Terribilmente, sì. Troppe piume, troppo trucco, troppi fronzoli, troppo di tutto. Quello che mi manca è un lavoro. Io vado a Parigi. Non avrai veramente intenzione di lavorare? Io penso che abbia ragione. Non dovresti metterle in testa idee simili. Sono stufa di fare il clown per la tua banda di dissoluti. Non usare questo tono. Uso il tono che voglio. Un giorno faranno a gara per sedere al nostro tavolo.